Le immagini vi arrivano dal parasport di Cividale del Friuli, che è il palazzetto dello sport della APU GSA per quanto riguarda il suo campionato di Serie 2, ma ospita anche alcune partite. Ospita le gare casalinghe della Virtus Feletto, ma in questa giornata particolare, visto che il parasport Benedetti di Udine è occupato dal Memorial Vecchiato, ecco che la DGM di Campo Formido sfrutta questa opportunità, l'opportunità per giocare qui in casa una gara almeno sulla carta abbastanza facile, perché di fronte c'è la truppa di giovanotti, di bravi ragazzi, bravi anche a livello cestistico, tecnico, ma con limitata esperienza ovviamente in questi campionati di seniores, perché il campionato in questione è quello della Serie C Silver gestita dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro del presidente Giovanni Adami. Di fronte dunque la DGM in casacca bianca, quindi squadra in casa, contro la Don Bosco di Trieste. Blasone per quanto riguarda il Don Bosco, squadra dei Salesiani, dell'oratorio dei Salesiani, appunto Triestina, che hanno sempre dato dei grandi giocatori alla pallacanestro del Friuli Venezia Giulia, e quindi è chiaro che anche in questa circostanza vedremo appunto dei ragazzi che provengono da questo settore, ma forse anche dagli altri settori giovanili della capoluogo triestino. Insomma, andiamo quindi a capire come una squadra di esperti come quella allenata da Luca Malagoli, coach appunto della DGM di Campo Formido Lab, affronterà soprattutto a livello mentale la freschezza fisica e atletica anche dei ragazzi allenati da Gilleri. E allora, pronti via, siamo già sul 2-0 con arbitri che adesso hanno deciso e decretato giustamente questa uscita dal campo del numero 16 Zuliani, che sono gli arbitri Sagues e Petronio di Trieste. Quintetti in campo, allora andiamo a determinarli in base al numero, ovviamente al numero di maglia. Per quanto riguarda la squadra di casa allenata da Luca Malagoli con il suo vice Lanza, abbiamo in campo il numero 20 in punta, ora che sta marcando il numero 12 appunto Christian Fumolo. Poi abbiamo con il numero 5 Michael Puto, possesso di palla in questo momento, playmaker titolare della squadra appunto di Campo Formido. Poi abbiamo con il numero 17 Alessio Zaccheli, un giocatore che può giocare, un all around player io direi, perché può giocare fuori, può giocare sotto, può giocare da ala forte, da ala piccola. E poi abbiamo Zuliani, che è andato a segnare in questo momento un canestro per lui importante, perché arriva da un inizio di stagione non felicissima per un infortunio. E poi a completare appunto il quintetto, la play guardia, il numero 10 appunto Antena. Per quanto riguarda invece gli ospiti qui nel palazzetto cividalese del Don Bosco di Trieste, abbiamo in casacca nera il giocatore con, intanto c'è Christian Fumolo che assieme a Zaccheli firmano questo quasi alley-oop per questa azione del 6-0 nel primo quarto. Dicevo appunto, abbiamo il numero 11 Carlin, forse il giocatore di più esperienza in questa compagine, il numero 19 ora stoppato da Zaccheli, Spolaore. Poi con il numero 5 abbiamo Venturini, un ragazzo del 1998 che noi abbiamo potuto osservare nella squadra del basket Trieste anche nelle finali nazionali. Poi abbiamo con il numero 12 Pecchi, e a completare il roster di queste dei 5 sul terreno di gioco il numero 3 Balbi. Questi sono i giocatori a disposizione, o meglio in campo adesso, per lo Stanti 5 del Don Bosco di Trieste. A disposizione Toso numero 13, Stankovic numero 14, Andreuzza 17 e Pizzol numero 22. Il numero 19 Spolaore al tiro, ma non becca purtroppo per lui il ferro, e quindi siamo ancora a zero per quanto riguarda la squadra di Gilleri del Don Bosco di Trieste, che va a richiudersi in difesa a uomo. Sarà penso questa la difesa
che la squadra triestina andrà a operare per l'intero arco della partita. Abbiamo visto ora un pallone perso da parte della DGM che sta anche se marcando a uomo con Michael Puto su Carlin. Ecco, quindi Puto poi indietreggia un po', un buon fraseggio fra Carlin e Pecchi dà luogo a un fallo di Zaccheri sul tiro di Pecchi e Pecchi potrà andare a battere due tiri liberi per il fallo appunto che è stato commesso su di lui dal numero 17 in casacca bianca, Alessio Zaccheri. Dopo 3 minuti e 15 secondi dall'inizio della partita, il primo punto è del Don Bosco, è proprio segnato dal tiro libero con il numero 12 Pecchi. Nessuna sostituzione per questo momento in campo, a disposizione di Luca Malagoli, coach appunto del DGM Campo Formido, che attacca da sinistra a destra con Giuliani ora in possesso di palla. Abbiamo il numero 4 Visintin playmaker, il numero 8 Polo, poi Pais, De Marchi, Chiti, Franco Vicchio e figlio d'arte, ossia Matteo Malagoli, figlio dell'allenatore. Allora abbiamo poi questo tiro sbagliato da parte della DGM Campo Formido, il pallone è ancora per il Don Bosco, lo sta manovrando con Spolaore, questi è Balbi per Carlin, Carlin a centro area, riesce a essere ficcante in questa sua azione primaria e difensiva e offensiva in uno contro uno, si apre la difesa della DGM Campo Formido, il canestro però è convalidato ovviamente perché c'è un fallo, quindi un gioco da 3 punti eventualmente se il Carlin andrà a segnare anche questo libero, e lo fa, e quindi in due azioni che la DGM ha sbagliato in fase di costruttiva, ecco che siamo tornati in quasi parità, 6-5 per il Don Bosco, per il DGM di Campo Formido. Ecco che è ora il Don Bosco che poi sta difendendo a zona adesso, Alessio Zaccheri viene fermato fallosamente dal numero 12, ci sembra, Pecchi, e quindi Alessio Zaccheri ha avuto sì il numero 12, ha avuto l'opportunità e la giusta decisione di attaccare il canestro e di andare a bersaglio con due tiri liberi perché il suo tiro è stato appunto fermato fallosamente da Pecchi. Un tiro solo libero a bersaglio per Alessio Zaccheri, 7-5 il punteggio acquisito dalle due squadre in questo inizio di partita e dopo i primi 4 minuti e 15 secondi di gioco. Buon tentativo di Balbi, aveva visto il taglio di Venturini, nulla da fare peraltro, e poi abbiamo il tiro di Giuliani, Giuliani è leggermente lungo, ora c'è il contropiede di Spolaore con tiro di Carlin, il tiro però arriva ancora nelle mani di Venturini, di Spolaore numero 19, e sul 7 pari non ci sta Luca Malagoli a fare il gatto con il topo, cioè noi siamo una squadra di primissimi posti della classifica, come la classifica recita, noi possiamo essere così molli dopo il primo minuto concreto e determinato. Quindi 7-7, time out per Malagoli. Si riprende a giocare con la DGM in fase offensiva, questa è Antena che offre palla sotto misura a Alessio Zaccheri, il quale commette infrazione di passi, quindi pallone non gestito al meglio in questa azione offensiva nell'after timeout, quindi Luca Malagoli dirà ma insomma perché dobbiamo buttare via un pallone quando ce l'abbiamo noi in possesso. Nulla da fare, quindi c'è Don Bosco in fase offensiva con Carlin e poi Pecchi, e ancora Carlin marcato da Michael Puto, il tiro da distantissimo dai 8 metri del numero 19 19 Spolaore, nulla da fare per questo tiro dalla distanza, tiro forse un po' troppo affrettato in verità. Attacco quindi ancora regalato alla DGM che può manovrarlo con Antena, poi Alessio Zaccheri, ecco Michael Puto si prepara forse per il tiro, bella palla per Alessio Zaccheri lasciato colpevolmente libero dalla difesa, dal suo diretto avversario della difesa del Don Bosco Trieste, che accusa quindi 2 punti sul proprio groppone, 9-7, Pecchi fino a
fino alla fine, viene stoppato, Antena, palla per Fumolo, il quale viene fermato con un fallo personale fischiato al numero 5 Venturini, se non andiamo errati, sì. E il pallone è quindi in rimessa dal fondo per Antena. Antena che gioca con questo curioso codino sulla zucca, perché non gli dia fastidio ovviamente la capigliatura. Ecco che dalla parte opposta abbiamo ancora Spolaore che ha molte iniziative, il tiro dalla distanza di Venturini, è bravo a prendersi questa sua responsabilità nel tiro dai 6,75. E c'è il vantaggio per il Don Bosco, più uno dunque per Don Bosco, il pallone non va però al tavolo degli ufficiali di campo, ma dovrebbe essere nelle mani dei propri compagni, caro Alessio, e Luca Malagoli corre subito ai ripari, richiamando sia Alessio Zaccheri che Antena in panchina e mettendo sul terreno intanto il playmaker numero 4 Visintin e poi anche la guardia ala De Marchi, che ora se l'è vista abbastanza male con Venturini, che è arrivato fin sotto canestro, ma appena entrato De Marchi sappiamo che è un giocatore valido e è molto molto grintoso nella sua performance sia offensiva che difensiva. Sbaglia peraltro ancora la DGM l'attacco, il tiro di Spolaore è sbagliato, ma c'è ancora Venturini che prende il pallone così dalle foglie, quindi era un pallone vagante praticamente. Spolaore sfrutta il pick and roll con Pecchi, poi però il pallone viene sporcato dalla difesa del DGM, poi perde la palla di Giuliani e poi riesce comunque egualmente la squadra del DGM a prendersi la sfera per comandare ulteriori 24 secondi in fase offensiva. È entrato Chiti, numero 12, quindi numero 12 in classe 1999, ecco De Marchi, Chiti che prende possesso appunto del campo, intanto c'è un fallo, il numero 19 Spolaore, ecco, e è pronto anche per Gilleri, coach del Don Bosco, un cambio, una sostituzione, entra il numero 13 che è Toso al posto di Spolaore, ragazzi appunto del Don Bosco che sono in 9 in panchina, non in 10, manca Sbisà, infatti è stato depennato poco prima dell'inizio della partita. Ecco il jump shot di Michael Puto, il tiro leggermente lungo, c'è Carlin, apertura, quindi in scarico, c'è un fisco dell'arbitro che viene a fermare questa azione offensiva. Il fallo è del numero 4, se non andiamo errati, sì, il numero di Visintin, il fallo, il quarto fallo anche per la DGM di Campofobido, 4 falli per squadra, quindi bonus esaurito. Ora c'è ancora l'attacco del Don Bosco, 2 minuti al termine del primo periodo, un buon canestro del neo entrato Toso che porta il vantaggio a più 3 nella situazione contro la DGM. Ancora pallone verso De Marchi, il tiro di De Marchi è sbagliato, il rimbalzo però è ancora per la DGM, apertura verso Chiti, c'è questo taglio di De Marchi e De Marchi c'è il tiro, rimbalzo invece di Cristian Fumolo che ha colto nella maniera migliore appunto il rimbalzo dopo tiro errato di De Marchi e siamo a 12-11 per chi sta attaccando. Carlin per Balbi in entrata dura da fare, la sua opportunità offensiva si è infranta sul ferro, De Marchi ancora sotto misura, è libero di andare sul sfondo, De Marchi per magia ritorna il pallone nelle sue mani, il tiro da 3 punti per Raffi Chiti, nulla, è un cross praticamente, 1 minuto ancora al termine di un primo periodo abbastanza
così sui generis, con Don Bosco che ovviamente fa il suo gioco, sia il gioco di velocità, il gioco col tiro da fuori, il gioco veloce. 47 secondi ancora di questo primo periodo, apertura verso Visintin, il tiro di Visintin da tre punti, e sono tre punti che riportano sopra la squadra di Luca Malagoli, 14-12 a 36 secondi dal termine del primo periodo, in questo primo periodo che abbiamo visto appunto alternanza nel punteggio, più due dunque DGM che sta difendendo sull'attacco di Pecchi che offre il pallone a prima al Piccheri per Baldi, poi però si sbaglia tutto, ci si butta per terra, pallone che va sui piedi di Fumolo, il quale viene ora sostituito per un ingresso del numero 8 Polo, e c'è un minuto di sospensione chiesto dal Don Bosco di Trieste quando mancano 16 secondi e 2 decimi al termine del primo periodo, con il punteggio di più 2 per la squadra di casa, ossia il DGM Campo Formido, 14-12. Secondi dunque ancora da giocare, con palla in mano al Don Bosco, chiuderà ovviamente la squadra triestina questa azione offensiva e quindi anche il periodo con Carlin che offre comunque palla a Venturini, buona difesa della DGM Campo Formido che non fa tirare nella maniera corretta la squadra appunto avversaria che era in possesso di palla, e quindi si chiude il periodo con il più 2 per la DGM, 14-12. Le stelle, grazie ai fari della volta del Palazzo dello Sport di Cividale, ci riportano a inquadrare poi il possesso di palla del Don Bosco di Trieste, che è qui ospite della DGM Campo Formido in questo incontro valido per la serie C Silver gestita dal campionato, dal comitato regionale della FIP. Si può riprendere il secondo periodo a disposizione dei ragazzi di Malagoli per la DGM, di Gilleri per il Don Bosco, che gioca in tenuta bianco-nera, quindi nera nel caso specifico, essendo appunto normalmente fuori casa. Chi è fuori casa è appunto con la maglia scura. A termine anche di regolamento, bella palla recuperata intanto dalla DGM nel pronti via, e c'è il canestro firmato appunto da Polo, che poi si guadagna anche un tiro libero. Il canestro dunque convalidato, gioco da tre punti per la DGM. È proprio nel recupero poi della prima azione offensiva del Don Bosco, ha chiuso bene il fraseggio, contropiede, e dunque Polo sbaglia però il libero a suo favore. Buon rimbalzo di Chiti, vediamo Antena, marcato da Carlin, esce a prendersi il pallone Raffaele Chiti è stato fermato per una corretta decisione degli arbitri, ossia infrazione di passi in partenza. Venturini per Carlin, ecco che c'è Carlin che offre la sfera al numero 13 Toso per ancora Venturini. Venturini attende ancora Carlin, marcatura a uomo della DGM, interviene Visintin, e c'è l'infrazione di campo per il Don Bosco, quindi vuol dire che la difesa della squadra di casa ha avuto il merito di recuperare questo pallone, perché non sono stati gestiti al meglio i cambi. Dall'altra parte nemmeno la difesa del Don Bosco, che va ad accusare ancora nel primo minuto del secondo periodo questo ulteriore canestro da sotto, questa volta che è firmata dal playmaker Visintin, per cui ecco che per la squadra di Luca Malagoli abbiamo un più 6, 18-12, che potrebbe essere incrementato dal tiro libero di Visintin numero 4, ecco che lo vediamo appunto effettuare il tiro libero ed è perfetto a canestro. L'orso, c'è ancora la difesa che chiesta da Luca Malagoli, ossia difesa a tutto campo, a interrompere dunque la fluidità
dell'azione offensiva della squadra avversaria. Vedete come fanno difficoltà i ragazzi di Gilleri del Don Bosco Trieste a riuscire a far circolare il pallone. Mancano 13 secondi per l'azione offensiva del Don Bosco e Balbi in possesso di palla, poi Carlin, ci sono una serie di tagli, c'è un blocco, un pick and roll, esce molto bene Polo, Carlin ancora, il pallone è scaricato a Spolaore, il quale all'ultimo secondo peraltro si vede sputare dal ferro, che ballonzolare il pallone sul ferro. Antena dalla parte opposta con sulla sinistra Visintini e questi a Chiti, il tiro da tre punti, il tiro che sbatte sul primo ferro, il rimbalzo di Polo, ci incischia un po' troppo con il pallone, poteva scaricarlo fuori, c'è Carlin, contropiede 3 contro 2 e per il tiro di Venturini una stoppata di Rafi Chiti non va sul pallone, ma il pallone comunque lo stesso sbatte sul tabellone troppo in alto e poi non si insacca. C'è un cambio per la squadra del Don Bosco, è entrato il numero 17 Andreuzza, ecco che c'è Carlin, è libero di andare al tiro, il tiro è veramente molto corto, il rimbalzo è per Chiti. 8 minuti da giocare in questo secondo periodo, 19-12, quindi più 7 per la DGM, sbaglia tutto Polo, non passa fra le mani di Pecchi il pallone, questo è ancora Carlin, trova lo spazio giusto per andare a posizionare il canestro in sottomano e quindi ha sfruttato al meglio il blocco proprio sulla linea del tiro libero. Carlini, Visintin, manovra il pallone per Polo, poi fuori ancora per Antena, il tiro di Visintin da tre punti, il tiro è colto, rimbalzo di Carlini, contropiede ancora per i ragazzi di Gilleri con Carlin, riescono però a inghiottire questo contropiede, anche se comunque il pallone va nelle mani del numero 12 Pecchi, il quale però non riesce a convertire questa azione offensiva con un canestro. C'è Polo per la DGM, fuori motore di passi, infatti così, perché ha alzato prima il piede perno dopo un precedente arresto che aveva appunto fatto, e allora il pallone ritorna nelle mani del Don Bosco di Trieste a 7 minuti dal termine del secondo periodo, che sta andando via abbastanza velocemente. Questi è Tosin, uno contro uno, Toso si ferma grazie alla difesa della DGM, sfrutta peraltro il fondo Toso, parla ancora per Carlin, Carlin al tiro, il tiro è un po' troppo corto, c'è Antena dalla parte opposta con infrazione di passi fischiata a Rafael Chiti, che non è riuscito a gestire al meglio appunto il pallone in fase offensiva e quindi il pallone ritorna al Don Bosco, che manovra con Toso, Toso per Pecchi marcato da Chiti, e avete visto che Pecchi ha detto aspetta qua che me la gioco io, però insomma era 8 metri, mi pare che avesse voluto un po' troppo Pecchi da questa sua azione offensiva, e adesso viene sostituito da Gilleri, il quale gli chiederà ma insomma perché vai a tirare da 8 metri quando possiamo, abbiamo ancora 10 secondi da andare al tiro. È entrato un nuovo giocatore, nuovo nel senso che non abbiamo visto fino a questo momento, e parliamo del numero 14 Stankovic per il Don Bosco. Il tiro di De Marchi esce bene dal blocco, nulla da fare, rimbalzo di Carlin, 19-14 il punteggio, Carlin 1 contro 1 con De Marchi, fin sotto stoppato da Polo Carlin, adesso c'è la DGM dalla parte opposta, ecco ancora De Marchi, si ferma l'azione di De Marchi per il fallo su di lui commesso dal numero 17 che è appunto Andreuzza, e quindi ci saranno due tiri liberi per il numero 11 De Marchi. Siamo sul 6 minuti dal termine del secondo periodo, 19-14, questa è la situazione che si è evidenziata sul terreno di gioco, con De Marchi che va a tirare i suoi due liberi dalla linea della carità, come si suol dire, il primo è avversario, il secondo avete visto come è assolutamente corto, e quindi il pallone ritorna nelle mani del Don Bosco, che attende peraltro il cambio di Chiti, e Malagoli rimette sul terreno il 17 Alessio Zaccheli. Don Bosco in attacco, marcatura tutto campo
per la DGM Carlin, ancora, ma c'è un fallo di De Marchi su Toso, quindi si interrompe l'arbitro Sagues che gestisce assieme a Petronio la partita, interrompe, dicevo, l'azione offensiva del Don Bosco, non funziona ancora questa rimessa in gioco, ne ha poco opportunità di mantenere il possesso di palla la squadra in tenuta nera con Balbi, attende il doppio blocco sulla parte sinistra, esce dal doppio blocco, Carlin ancora possesso di palla, un pick and roll, nulla da fare, apertura per Stankovic, poi pallone nelle mani di Andreuzzi, Andreuzzi da sotto, ma ormai i secondi scorrono inesorabili per andare al tiro, vengono tutti utilizzati senza andare a tirare, per cui nulla di fatto, è ancora una sostituzione per la DGM, esce Visintin e rientra il numero 15 Zuliani sul terreno, sul parquet del Palasport di Cividala del Friuli. Antena in possesso di palla, 20 a 14, più 6 per la DGM Campoformino che manovra in fase offensiva, ancora Antena ed eccolo Polo, qui è un errore difensivo del numero Stankovic o comunque del suo compagno, perché lui aveva anticipato appunto sull'esterno e aveva dovuto esserci la scalata, cioè scalare a livello difensivo di un suo compagno, non c'è stata, Polo si è trovata un'autostrada a quattro corsie per andare a segnare il 22esimo punto, 22 a 14, 5 minuti al termine del secondo periodo e quindi dell'intertempo. Ecco che Gilleri rimette sul terreno il numero 19, Spolaore al posto di Carlin per dare un po' di fiato appunto a Carlin che l'ha speso per un periodo e mezzo per gestire appunto le azioni offensive e per farsi vedere anche in realizzazione. La palla non arriva a Stankovic, o meglio gli arriva però sporca e quindi lui la tocca a quel poco per mandarla fuori e per dire agli arbitri guardate che abbiamo che è stato lui a mandare fuori il pallone, quindi deve essere rimesso in gioco dalla squadra avversaria che è la DGM Campoformido. Ecco che c'è Antena marcato da Balbi, attacco per la DGM con Zuliani, con Polo e da sotto Zuliani, poi ha sbagliato e poi viene raddoppiato se non triplicato Alessio Zaccheri che ha avuto il merito di andare a conquistarsi il rimbalzo sul tiro errato di Zuliani e c'è fallo rischiato la difesa del Don Bosco con Zuliani che è in fase di tiro libero, un tiro libero che viene ora realizzato da Alessio Zaccheri. Il secondo ancora a sua disposizione, segna anche questo, 23-24 a 14 il punteggio, a 4 minuti e 37 dal termine del secondo periodo. Allora, il pallone per il Don Bosco di Trieste che lo porta sulla metà campo. Devi star lì. E poi c'è ancora l'attacco per Stankovic, il pallone però non viene indirizzato al meglio verso Balbi, o meglio c'è stato un anticipo di Zuliani. Che dà comunque la palla ancora al Don Bosco e Luca Malagoli va a cambiare, giusto ha possibilità appunto di rotazioni in questa partita, Malagoli per capire un po' la potenzialità dei suoi ragazzi, è rientrato Michael Puto, numero 5, siamo a 4 minuti dal termine del secondo periodo, avete visto come i ragazzi del Don Bosco non si siano accorti che ormai scadevano i 13 secondi, 14 secondi di utili per andare al tiro e quindi sono morti con la palla in mano e viene chiamato un minuto di sospensione dal tecnico di casa e quindi ecco che sul punteggio di 24 a 14 a 4 minuti dal termine si deve attendere appunto il termine dei time out.
Il più 10 per la squadra di Luca Malagoli consente di essere sereni abbastanza, insomma, per riuscire ad andare al termine di questa partita. Senza dubbio però sì, il divario tra le due squadre è abbastanza palese al momento. Ecco il tiro di Giuliani dai 6,75. Sbagliato, rimbalzo per il Don Bosco, non me lo vogliono i ragazzi del Don Bosco, ma d'altronde esperienza per esperienza, ma è giusto che comunque in questi campionati giochino anche i giovani e si mettano in luce. Il rimbalzo è ancora per la DGM con Giuliani. Giuliani in uno contro uno, arriva fino sotto, viene scaricato alle spalle Giuliani da Andreuzza, che poi aveva perso anche l'equilibrio e quindi ha purtroppo commesso fallo personale. Andreuzza dunque che si accusa del fallo, ma nel frattempo ritorna sul terreno Carlin, che è il regista, insomma, della squadra, il playmaker, e quindi che può appunto mettere a posto anche i giochi offensivi del Don Bosco di Trieste. Intanto Giuliani segna 2-2 liberi, 26-14, più 2, 3 minuuti e mezzo, più 12, 3 minuti e mezzo al termine del secondo periodo. Venturini, numero 5, bene, chiude molto bene la difesa della DGM, il pallone comunque riesce ad arrivare, poi guardate, un pallone schiacciato a terra, un passaggio schiacciato a terra, riesce ad arrivare al numero 17 Andreuzza, e sono due punti. Altro tiro libero, tanto tiro libero nel senso che non c'è nessuno che lo marcava, però sbagliato da parte della DGM. Venturini, marcatura a uomo della DGM, campo Formino. Venturini ancora per Carlin chiama un pick and roll, ancora Carlin va in scarico a Andreuzza, il quale però non si muove più che tanto e quindi fa carambolare fuori dal terreno di gioco il pallone. A 2 minuti e 50 dal termine, più 10 per la squadra di casa della DGM in casacca bianca. Ecco Alessio Zaccheli, Polo, poi sotto Polo, voleva scaricare ancora verso Michael Puto, ma il pallone va ancora nelle mani di Bebe Michelutti, che è il dirigente appunto della squadra di Campo Formido, e mettendosi nelle mani, le mani nei capelli, per dire guardate che brutto pallone, che brutto attacco che abbiamo fatto, ma non importa perché più 10 è sempre un buon margine. Ora il tiro dalla distanza del numero 19, Spolaore, è sbagliato, il pallone per Michael Puto, pronto sulla linea dei cambi ci pare Chiti, il tiro da tre punti intanto di Giuliani, e sono tre punti per lo specialista di casa Malagoli, di casa DGM. 29-16 il punteggio, 2 minuti ancora da giocare in questo secondo periodo. Ecco ancora Carlin sfrutta il blocco, marcato ancora da Michael Puto, pallone per Spolaore si cischia però sotto misura, niente da fare, pallone perso ancora, ed ecco che viene sostituito da Chiti il playmaker Antena, e c'è Michael Puto in possesso di palla che va a manovrare per il residuo, minuto 46 al termine, una buona palla verso Polo, poi però non viene gestito al meglio da Polo e Zaccheli per un intervento della difesa del Don Bosco, e quindi attacco ancora per la DGM con Giuliani che si fa luce con questo arresto e tiro in mezzo all'area pitturata, ma non è felice nella sua realizzazione. L'anticipo di Polo frutta solamente una rimessa da lato da parte del Don Bosco di Trieste. Ecco che Spolaore offre il pallone al suo compagno, glielo ritorna di Venturini, Spolaore ancora trova spazio, Spolaore però poi si infrange col pallone sul ferro. 29-16, tiro di Giuliani dall'angolo è corto, il rimbalzo è per Pecchi, c'è fallo di Giuliani per contenere poi l'attacco in contropiede di Spolaore. Quindi a 1 minuto e 08 dal termine, ancora un pallone del Don Bosco, non ci sono nemmeno, ci sono solamente i 4 falli del Don Bosco, quindi il bonus, non ha speso il bonus ancora la DGM,
Don Bosco in fase offensiva a Carlin, vediamo cosa vuole creare. Per Carlin c'è un pallone che poi viene dato ad Andre Uzza, il quale però sbaglia, e poi da sotto c'è il canestro della DGM che porta a più 15 il vantaggio. Fischia l'arbitro per un fallo della DGM, fallo ben speso perché non ci saranno tiri liberi, e per Andre Uzza c'è il richiamo in panchina, ma per la sua squadra ancora 17 secondi per chiudere l'azione offensiva. Carlin, eccolo che è in possesso di palla, tiro da tre punti di Carlin, il tiro leggermente lungo, rimbalzo di Zaccheri, il pallone per Michael Puto, 31-16, 25 secondi ancora da giocare, non potrà andare fino in fondo la DGM con questo pallone, ma potrà comunque gestirlo in fase offensiva con un tiro che è praticamente quasi libero dall'angolo di Rafael Chiti. Poi c'è Carlin, 10 secondi, a palla a Scolaore, due punti, ultimo tiro per Michael Puto, nulla da fare, si chiude il tempo lungo, insomma il primo tempo, diciamo pure così, i primi due quarti, con il punteggio di 31 per la DGM Campofolvino e 18 per la squadra del Don Bosco di Trieste. Si ritorna in campo per gli ultimi 10 minuti di questa partita, si ritorna in campo con un quintetto, quello della padrone di casa della DGM, composto da Zugliani, Antena, Zaccheli, Polo e De Marchi, opposto a quello del Don Bosco di Trieste che ci propone con il suo tecnico Gilleri, il numero 11 che è Carlin, e poi il numero 3 Balbi, il numero 5 Venturini, il numero 12 che è Pecchi e il numero 19 che è in possesso di palla in questo momento, che è Spolaore. Intanto c'è il canestro appunto della DGM che porta ancora due punti nel carniere della squadra di Luca Malagoli, 5-6 a 39, il tiro di Carlin da tre punti, e una squadra che è lì giustamente fatta di giovani, Carlin è un po' più esperto effettivamente rispetto al resto della comitiva giuliana, però è sempre lì pronta a spingere, pronta a pungere, pronta a correre soprattutto. Vediamo Spolaore verso Carlin, ancora tiro da tre punti, questa volta vuole un po' troppo insomma dalla sua precisione al tiro, nulla da fare, pallone ancora per la DGM, esce il pallone, ce l'ha ancora Zugliani che la può gestire assieme ad Antena in palleggio sulla fascia di sinistra, in pivot è Polo e Polo viene bloccato con un braccio che viene afferrato dal numero 5 Venturini. Questa è la situazione al momento, dopo un minuto e 15 secondi dall'inizio del quarto periodo, con 56 a 42 più 14 per la squadra allenata da Luca Malagoli, che pare che sia più o meno soddisfatto per quello che sta facendo la sua squadra, che ogni tanto effettivamente ha voluto andare fuori dal seminato senza redini, magari ha perso anche dei palloni che fanno imbestialire tecnici precisi come è appunto Luca Malagoli. Intanto c'è un 2 su 2 per Polo, più 16 per la DGM che va dura in difesa, sempre nella marcatura a uomo, con Carlin adesso per il Don Bosco che manova il pallone, lo affida a Venturini per Spolaore uno contro uno con Zugliani, però poi in pivot basso a Pecchi, e Pecchi sotto misura viene fermato solamente con un fallo che viene commesso dal numero 12, il numero 8 Polo, quindi fallo personale di Polo, ed è il primo fallo di squadra sia per l'una che per l'altra squadra, sono 1-1, primo fallo di squadra peraltro per la DGM con Pecchi nella linea dei piedi liberi, il primo va a bersaglio, quindi a canestro, secondo libero per Pecchi e secondo punto anche per lui, ed ecco che c'è l'attacco per la DGM di Campo Formido.
Dunque Giuliani in blocco, in pick and roll con Polo, poi però Giuliani viene fermato forse fallosamente dalla difesa di Don Bosco, gli arbitri non ravvisano nulla, che sono gli arbitri sono Sagues e Petronio, e nel rovesciamento di fronte c'è il tiro da pesante dai 6,75 firmato dal numero 19 Spolaore, e sono 11 punti. Vedete, come avevo detto io, non si può ovviamente abbandonare alla tranquillità della situazione, perché queste giovani forze del Don Bosco, pur se prive di esperienza, però insomma loro magari tirano, perché hanno sempre fatto una sequela di tiri dai che valgono 3 punti, veramente molti in questa partita, ma forse lo fanno sempre in ogni loro gara di campionato, e se c'è una buona percentuale sono dolori per le difese avversarie. Vediamo Antena, il tiro dall'angolo, e beh, c'è anche Antena però che riesce a fare a pari a patta con il tiro di Spolaore in precedenza preso, e quindi ritorna ovviamente in un contesto di 14 punti di vantaggio, che sono un buon margine in questa doppia cifra per la DGM. Allora Carlin in uno contro uno trova spazio per andare a far tirare il numero 19 Spolaore, e qui Spolaore altri 3 punti per lui, 61-50 il punteggio. Il passaggio verso Polo è sbagliato, attenzione che c'è un fallo di piede dello stesso Polo, e c'è quindi il pallone dato alla squadra di Trieste del Don Bosco. Però pensate se adesso, che so, il Don Bosco nel prossimo attacco segna ancora con Spolaore altri 3 punti, si dà a 8 di svantaggio, e non è lì, la partita poi sarebbe lì. Vediamo come si svilupperà. Allora c'è Carlin che riesce a mantenere molto bene, e ho detto io che il buon Spolaore lo tentava, però ha fatto bravo De Marchi a non lasciargli lo spazio, però dall'altra parte sotto, dopo il tiro di Carlin, che peraltro era vicinissimo ad essere realizzato, è stato commesso un fallo personale sotto misura, e quindi che dà ancora ulteriori 14 secondi alla squadra di Gilleri, a coach triestino, di operare questo attacco. Vediamo il tiro da 3 punti del numero 19, ancora lui, sì, Spolaore, il quale non segna, però conquista, mi pare, 3 punti, cioè 3 tiri liberi, perché il fallo è stato commesso appunto da Polo sul suo tiro da 3. Siamo su 61-50, vediamo se Spolaore è capace di tramutare questo fallo in 3 punti importanti. Doppia cifra, 6-1-5-1, però c'è anche questa seconda cifra, nel senso che si ritorna a una cifra sola, 6-1-5-2, ed ecco il terzo tiro che si insacca, e per un non nulla, ecco che la DGM si ritrova con il pallone, poi che viene perso da Antena, col punteggio di meno di più 8, e con la palla in mano al Don Bosco, che pensiamo così, come succede nella pallacanestro, se ci fosse un tiro ancora da 3 punti, da meno 8 si andrebbe a meno 5, e quindi vita come i gatti, 7 vite del Don Bosco di Trieste. Toso per Venturini, tiro di Venturini da 3 punti, non va, il rimbalzo è per, però col numero 12 che è Pecchi, attenzione, c'è fallo di Polo. E Polo, quello di Polo, mi pare che sia il terzo fallo per Polo, però pensate, il numero 12, cioè siamo qui da 40 secondi, se non 50 secondi, sempre gli attacchi del Don Bosco, non abbiamo, siamo andati di là dall'altra parte, al posto di Polo entra Cristian Fumero, ma c'è Pecchi che ha possibilità di rintuzzare ancora lo svantaggio, vediamo. Tiro libero di Pecchi, e c'è canestro, 6-1-5-4, a 6 minuti e 38 dal termine della partita, che quindi si fa anche interessante, 6-1-5-5, 6 punti soli di vantaggio per la DGM, ne aveva 14, vedete com'è la pallacanestro, ve lo dicevo io all'inizio, è uno sport affascinante anche per questo, ed ecco un'altra palla regalata al Don Bosco, che si lancia in contropiede, fortuna vuole che Toso scivoli
scivoli proprio sul terreno, proprio nell'area pitturata, e effettivamente ritorni il pallone perso in precedenza da Visentini alla stessa sua squadra, e quindi opportunità persa da parte della Don Bosco, ma è lì, il Don Bosco non molla un centimetro, come è giusto fare quando si gioca appunto una squadra contro l'altra. Vediamo, ecco ancora Visentini per Giuliani e per Alessio Zaccheri, si gira molto bene Alessio, è bravo e deposita il pallone, ottimo movimento da pivot, spalle canestro, bravo, 6-3, 5-5. Toso per Pecchi, Pecchi 1 contro 1 contro Fumolo, Fumolo si getta in contropiede e va a depositare il pallone a canestro in reverse vincente, bravo Cristian, giocatore che a noi è sempre sempre piaciuto, Cristian Fumolo, e quindi mentre non si dica, ecco 4 punti che danno ossigeno alla squadra di Luca Malagoli, 6-5-5-5, più 10, quindi doppia cifra ancora per il vantaggio di GM, dall'altra parte però Carlin trova il pertugio giusto con una difesa abbastanza immobile e Zaccheri commette fallo personale appunto su Carlin, che ha la possibilità di andare a battere 2 tiri liberi a 5 minuti e 22 dal termine, il punteggio 6-5-5. E c'è il primo libero a sua disposizione che va a bersaglio, ha giocato senza dubbio meglio in questo ultimo periodo e metà del terzo, la squadra del Don Bosco, forse si è carburata un po' troppo, forse un po' troppo tardi, però ancora lì, siamo a 8 punti di svantaggio per la squadra triestina, 5 minuti e uno sputo per quanto riguarda il tempo ancora a disposizione. Cristian Fumolo poi gioca molto bene, Cristian in uno contro uno, avete visto che è stato errato l'anticipo sul passaggio appunto verso Fumolo, e Fumolo si è trovato una strada aperta e non ha fatto altro che un palleggio, due passi come a termini di regolamento si possono fare, quindi il famoso terzo tempo, palleggio terzo tempo e via, 3 punti firmati da Cristian Fumolo, 6-8, 5-7, più 11 per la DGM. Venturini esce dal blocco, spola ore, ancora per Carlin, Carlin che in qualche maniera sbaglia tutto, perde palla, momento d'oro del Don Bosco pare finito dunque, 4 minuti e mezzo ancora da giocare in questa partita, 6-8, 5-7, importante per la DGM andare a punti in questa azione, mentre però passaggio ficcante non va a bersaglio, dall'altra parte viene punito con il contropiede veloce concluso da Balbi, 6-8-5-9, 9 punti di vantaggio per la DGM. Giuliani chiama il blocco Zaccheri e poi sbaglia, sta sotto Giuliani, peccato, ha chiamato bene il blocco in pick and roll Giuliani con Zaccheri. E poi Zaccheri, Giuliani si è peraltro conquistato 2 tiri liberi, poteva anche segnare, pensate un po', era già arrivato fin sotto. 2 tiri liberi comunque per Giuliani, per Andrea, e Andrea però sbaglia il primo a sua disposizione. Il secondo è fuori anche questo, rimane 6-8-5-9, 4 minuti da giocare ancora in questa partita. Vediamo Venturini, poi dopo ancora Toso, e Toso ancora un'altra volta riesce a segnare, grandissima performance di Toso, no scusate, di Balbi, grandissima performance di Balbi, è Balbi che sta segnando di tutto, quindi Balbi il giocatore determinante per la squadra di Gilleri, e adesso Luca Malagoli chiama il giusto time out. Un tiro per Balbi e il tiro condanna la DGM a mantenere la rotta che ha seguito per i tre quarti di questa partita. Altro pallone regalato, attenzione al Don Bosco di Trieste, per fermare un scatenato Balbi ci è voluto un fallo intenzionale, e quindi pensate un po', 2 tiri liberi più possesso
e quindi attenzione, la situazione potrebbe sfuggire di mano, e questo noi andremo a cercare di capire. Però Balbi poi si mangia l'opportunità di arrivare a meno 5 o meno 4, adesso arriva a meno 5, ma c'è la palla in mano per il Don Bosco di Trieste, 68-63, 3 minuti e 53 da giocare. Don Bosco, lemme, piano piano, così Sorniona, vedete, ci ha messo 10 punti in saccoccia nei confronti della DGM di Campoformio, che era sopra di 14 punti. Venturini offre il blocco, ancora Venturini, uno contro uno, e poi esce il pallone dal campo. Ci sono 5 secondi di tempo per il Don Bosco per andare a chiudere l'azione, 68-63, più 5 a 3 minuti e 34 dal termine. Ecco che esce dal blocco Carlin, si costruisce questo tiro, lo effettua, lo sbaglia, il rimbalzo però è del numero 12, che è Pecchi, e su di lui commette fallo Cristian Fumolo. 68-63, due tiri liberi per il numero 12 Pecchi, quindi Don Bosco che ha fatto suo quest'ultimo periodo, poi proprio sbaglia cose che potrebbero anche pesare sull'economia della partita, amici ascoltatori, amici del basket. Attenzione, segna il secondo e porta lo svantaggio a 4 punti. Tutto aperto, ovviamente, qualsiasi cosa. Perde palla ancora la DGM su una banale rimessa in banale, dico, è una rimessa in gioco, però bisogna effettuarla bene, quindi no, lo sbaglia banalmente, insomma, il controllo della sfera. E ce l'ha ancora il Don Bosco in fase offensiva, questa palla importante con Pecchi che la offre a Spolaore in uno contro uno, apertura verso Balbi a Venturini al tiro, il tiro però è sbagliato, quello di Venturini, e ora può giocare la DGM, non dico con tranquillità, ma insomma andando peraltro a cercare di chiudere ogni possibilità di realizzazione alla squadra di Malagoli. Mancano 8 secondi per chiudere l'azione, vediamo cosa fa, tiro da 3 forse Zaccheli, carica il suo tiro, poi sbaglia, il rimbalzo è per il Don Bosco con Pecchi per Carlin, ancora fuori a Pecchi, ancora per Carlin, ci si affida appunto all'esperienza di Carlin. 2 minuti e mezzo da giocare, 68-64, vediamo il tiro da lunghissima distanza del numero 19, Spolaore. Ovviamente stava scadendo il tempo a disposizione, ha fatto bene a tirare, però erano 8 metri, per cui bisognava almeno toccare il ferro, così non c'è stato. Palla ancora per la DGM, che ha l'obbligo di andare a segnare in questa azione. Rimesso sul terreno Michael Puto, e poi ancora per Antena, esce Puto dal blocco basso, e Puto non riesce a controllare, sì, lo controlla, invece lo controlla Spolaore, grande palla recuperata dal Don Bosco, si getta in contropiede lo scatenato Balbi, meno 2 a 1 minuto e 58 secondi dal termine, partita che chi ha avuto il merito di avere, poi guardate l'altra parte come è libero di questo vai e vai tra Polo e Cristian Fumolo, si ritorna più 4, Spolaore, il tiro da 3 punti di Spolaore, e canestro da 3 nel numero 19, Spolaore, 1 minuto 39, un punto di svantaggio, 70-69, tutta da seguire questa ultima parte della gara, manca 1 minuto e 30 e siamo contenti di potervela anche offrire, vediamo il anticipo ancora di Toso ma anche di Pecchi, vediamo Carlin, tiro da 3 punti, Carlin, e guardiamo, tiro da 3 punti e c'è canestro del Don Bosco di Trieste che in maniera quasi incredibile va in vantaggio di 2 punti, 72-70 nel confronto della DGM con 1 minuto e 20 da giocare, tutto da vedere. Nelle mani dell'attacco della DGM le sorti di questo incontro, vediamo cosa fa la squadra di Campoformido. Questi è Cristian Fumolo, scarico verso Visintin, sotto misura, lasciato libero Visintin,
e segna, anche se un po' infortunoso, ma ha segnato. Ci sono 1 minuto e 11 secondi, abbiamo la parità 72 a 72. Ora vediamo cosa fa il tiro di Spolaore, si infrange sul ferro, non è una ottima scelta per Spolaore. In verità, vediamo, siamo in parità, 50 secondi ancora da giocare per Michael Puto in manovra, scarica palla verso Visintin, vediamo chi avrà la voglia di un tiro. E Antena esce dal campo il pallone, o meglio colpisce la struttura, ed ecco che a 41 secondi siamo ancora in parità ed è giusto che il tecnico del Don Bosco chieda minuto di sospensione per pararci sopra, ma soprattutto perché porta già la palla nella metà campo avversaria. È un pallone importante quello che il Don Bosco di Trieste si accinge a giocare in fase offensiva contro la DGM. Siamo in parità, 37 secondi al termine della partita. Chiaramente la Don Bosco non può andare fino alla fine con questa azione. Gran palla verso il tiro del numero 12 Pecchi, poi però sbaglia da sotto, ma ci sono ancora 14 secondi per il Don Bosco, 72 pari, 25 secondi in totale, 14 per andare al tiro con questa azione offensiva. Vediamo, c'è Pecchi in possesso di palla, Pecchi sfrutta il blocco di, cioè c'è Carlin, più un'altra di Pecchi, e c'è fallo di Michael Puto, ma non, sì, ci sono tiri liberi per il Don Bosco. Poi mancheranno 19 secondi per l'attacco della DGM, forse andrà a segnare il numero 19 Spolaore almeno uno dei due tiri, ma soprattutto il secondo. Luca Malagoi ha già chiesto un minuto di sospensione, vediamo, sbaglia il primo peraltro, siamo ancora in parità, 7-2 a 7-2. Spolaore tira ancora ed è più uno il Don Bosco, 7-3 a 7-2. Il pallone esce dal campo, non ha time out Luca Malagoli, terminati, e quindi bisogna andare a gestire l'azione. Però è sotto di uno il Don Bosco, 17 il DGM, Don Bosco deve marcare, DGM deve segnare per forza, deve farsi fare fallo in qualche maniera. Michael Puto sta giocando, mancano 6 secondi, il tiro di Michael Puto, c'è canestro di... Cristian Fumolo, ma c'è il passaggio in assist vincente di Michael Puto, grandissimo passaggio di Michael, e mancano 2 secondi e 09. Stiamo qui in cronaca, amici ascoltatori, grandissimo canestro della DGM proprio quando stava scadendo il tempo totale della partita, mancano 2 secondi e 9, quindi quasi 3 secondi, time out chiesto dal Don Bosco, siamo a +1, dunque Don Bosco sotto di 1, 7-4 a 7-3 in virtù del canestro di Cristian Fumolo, trovato impeccabilmente sotto misura da Michael Puto. Gilleri ha chiamato il minuto di sospensione per dare le disposizioni, DGM non può nemmeno fare fallo perché se no il Don Bosco andrà in lunetta. Vediamo come si svilupperà questa azione, 2 secondi e 9, Spolaore per la rimessa in gioco per Balbi, il tiro di Balbi è sbagliato, finisce la partita proprio con questo tiro di Balbi che aveva fatto, l'ira di Dio, aveva fatto di tutto, ha sbagliato il tiro più importante, però non possiamo dargli la croce addosso. Vince dunque la DGM, una partita incredibilmente rimessa in piedi dalla Don Bosco di Trieste, vince per un punto solo, 74 a 73, soffrendo senza dubbio le pene dell'inferno, soprattutto in quest'ultimo quarto, però chapeau anche al Don Bosco che non ha mai mollato assolutamente nulla. Grazie a tutti voi dell'attenzione, vince dunque DGM Campo Formio contro Don Bosco Trieste, 74 a 73.